Domani che cazzo è? Domani? Domani? Tu te la dovresti domani vedere. Un altro giorno si vedrà. Domani un'altra Pisa si vedrà. Ezzolino Capuano, ecco qua. Calori, al di là delle situazioni climatiche, glieli spengiamo questi calori, sì? Ma è una partita bella, una partita difficile, una partita che va oltre il risultato del campo per sana rivalità storica tra le due tifoserie. Noi arriviamo forse nel momento più bello della stagione, veniamo da una serie notevole di risultati positivi. 10 punti in 4 partite. 10 punti in 4 partite, una squadra che sta giocando secondo me un ottimo calcio. Beh, ci arriviamo bene e speriamo di poter continuare. Mi devi togliere una curiosità, Ezio. Io ero allo stadio, la partita che abbiamo vinto 4. Col tutto cuoio. Come? Col tutto cuoio. Sì, col tutto cuoio. E ogni volta che l'Arezzo segnava, tu ti giravi verso la tribuna d'onore dove c'era il presidente. No, no, no. Come mai? No, forse l'ho fatto sul secondo gol, perché lì io ho fatto una scelta coraggiosa, adesso senza andare sul sarcasmo, ho fatto una scelta coraggiosa che probabilmente pochi allenatori avrebbero fatto, quello di prendere un giocatore la notte senza che lo sapesse nessuno e metterlo in campo. Greco. Greco, e mandare via un altro giocatore che sicuramente aveva fatto bene. Quindi dopo è Sasha facile. Cori. Dopo è facile parlare. Era una scelta. Però questo Greco entra in campo in 35 minuti, ho capito. 2 gol. Allora era come dire al presidente: lo vedi che no, sotto no, c'ho no. I coglioni. No, 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 non era rivolto al presidente, probabilmente era rivolto. Ma qualcuno era rivolto verso dai. Me stesso, sì, hai detto o alla bene. Stampa, lì qualcuno. Si dimostra di avere i coglioni ottagonali. Capito? Quindi chi non ce li ha non può prendere decisioni. Allora, per la partita col Pisa non ti posso dire niente perché sai già tutte le tattiche. Per i coglioni ottagonali metti un po' di crema, se no quando cammini in campo ti si arrossa le cosce. È vero, vero, ci proverò. Bocca al lupo. Credi.